Nuova puntata del Drama News, dove vi parlo di alcune notizie piuttosto particolari delle ultime ore. Innanzitutto, il presidente di Sony, Jim Ryan, ha deciso di ritirarsi dalla compagnia, quindi andrà, insomma, in pensione, qualcosa del genere, non ne ho idea. Dopo aver lavorato alla compagnia per ben 30 anni. Perché questa notizia è importante? Per il semplice fatto che questa è stata la persona che ha determinato, tra le varie altre che lavorano alla Sony, anche il successo di PlayStation in Europa, perché questa persona aveva cominciato a lavorare nel branch europeo della compagnia. Cioè, giusto per darvi un'idea, se la Sony, che è una casa giapponese, ha un successo nel mondo occidentale, permettimi, secondo me, anche grazie a una persona come questa che appunto ha fatto il successo della compagnia. E tu dici, vabbè, parliamo solamente di cose buone? Assolutamente no, perché come ci fa notare questo tweet, questa persona praticamente aveva detto in passato, ma nessuno è interessato alla retrocompatibilità, oppure tra le scelte che sono state fatte hanno chiuso lo studio, essenzialmente Japan Studio, per chi non lo sapesse, è lo studio che sviluppava tanti giochi indie o presunti tali come Gravity Rush. Quindi, da una parte tu hai una persona che ha sicuramente fatto il successo della compagnia, e dall'altra, però, cioè, anche grazie a lui non vedremo più giochi come Gravity Rush, e di questo mi dispiace un casino. Oltre al fatto che per molte persone, si dice tantissime in rete, praticamente lui ha deciso di ritirarsi dalla compagnia perché, dopo tutti questi mesi che c'era questo scontro con Microsoft, Activision, queste cose qua, diciamo che lui era la figura pubblica, non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi e quindi dovevano farlo fuori, tra virgolette. Ma vabbè. Detto questo, vi parlo di un'altra cosa, che si tratta del gioco di Siga, ovvero Hyenas, non so come anche pronunciarlo, che è un gioco che era sviluppato da Creative Assembly. Per chi non lo sapesse, Creative Assembly era essenzialmente quel team di sviluppo che aveva fatto Alien Isolation, giusto per più vari giochi di Total War e diverse altre cose. E perché ve ne parlo? Perché Siga ha cancellato questo gioco, così, totalmente a caso. Ti devo dire la verità che guardando gli screenshot non mi dice proprio niente questo gioco. Cioè, sicuramente l'abbiamo vista qualche conferenza, che ne so, E3, Summer Game Fest, qualcosa del genere. Però io non ho assolutamente alcun ricordo di trailer di questo tipo, quindi veramente molto monotematico, monotono questo gioco, l'hanno cancellato, va bene. Però la cosa brutta di tutto ciò è che praticamente, dato che hanno cancellato questo gioco, hanno licenziato una marea di persone che fanno parte appunto del team di sviluppo di Creative Assembly. Questa è sicuramente una notizia negativa, però anche qua ti dico, se tu hai una posizione sul mercato e vendi 1, 2, 3, 4 giochi che fanno un successone, punta su quelli, cioè perché andare a fare robe generiche? Non si sa. Detto questo, andiamo avanti, faccio vedere qualcos'altro di intrigante, perché c'è un tweet qua di Hideaki Itsuno. Chi è Hideaki Itsuno? Se non lo sapete, gente, anche qua fatevi un pochino di cultura. È il creatore, o meglio, non il creatore, ma colui che ha sviluppato per lo più la serie di Devil May Cry. Perché qual è la notizia? Che sta arrivando una serie anime, appunto, sul franchise Devil May Cry, fatta da Adi Shankar, che praticamente è quella persona che si era occupato anche della serie, appunto, di Netflix di Castlevania, ok? Che ha riscosso sicuramente un bel po' di successo. Per me, permettimi, è sempre stata una serie molto occidentale e diversa da quella che è una produzione giapponese. E la stessa identica cosa sarà anche questo anime dedicato, insomma, sul francese Devil May Cry. E non lo so, io sono sempre molto prevenuto per quanto riguarda Netflix. E il trailer che si è visto, per quanto potesse essere bello, e sono strafelice che il franchise Devil May Cry vada avanti o in un modo o in un altro, perché io l'ho sempre seguito assolutamente fin dal primo gioco. È uno dei franchise che mi sono piaciuti di più in assoluto nel mondo videoludico. Però di un prodotto Netflix, sinceramente, a me non è che mi passa così tanto la voglia. Oltre al fatto che, ti ripeto, andando a vedere questo screenshot, ce ne sono anche altri in rete, cos'è sta roba? Cioè, questo è Dante? Secondo me no, hanno messo una cozzaglia presa dal secondo, il terzo, il quarto, il quinto capitolo, che ok ci può stare, ma che mi fai l'ennesima opera non canonica? Ne abbiamo così tanto bisogno di una cosa del genere? Non lo so, io parto molto prevenuto. Oltre al fatto che appunto qua c'è Hideaki Itsuno che dice andrò a supervisionare questa serie in modo consono. Se
Sì, ma che cosa significa questo? Perché giusto per spoilerare, evidentemente questa non è conoscenza comune di tutti, quando tu hai un executive producer o quantomeno quando hai un supervisore, molte volte queste persone non c'entrano nulla con le fasi di sviluppo, insomma, con la produzione stessa. Cioè, giusto per darvi un'idea, alcune volte mettono il nome di una persona attaccata a un progetto per, insomma, convincere gli spettatori che quella serie sarà qualcosa di intrigante, no? O film, quello che è. Ma poi alla fine vai a vedere, quella persona magari non ci ha messo proprio mani. Quindi io non voglio dire qui che Hideaki Itsuno non farà nulla per questa serie animata di Netflix, ma permettimi, da persona che ha un po' di anni sulle spalle, ne abbiamo già di serie anime di Devil May Cry. Questa qui sviluppata nel 2007 è ok, era un pochino diversa, fatta in un modo un pochino particolare. Ma guarda che per me questa era ed è ancora oggi l'apoteosi di Devil May Cry versione anime. Assolutamente fantastico questa serie animata, che mi pare che la potete trovare anche su YouTube, giusto per, l'avevano rilasciata sui canali di Yamato Video qualche anno fa, non so se sia ancora disponibile. Però veramente, se vi interessa Devil May Cry uguale a quello che è appunto nel videogioco, questa qui è secondo me la migliore. Mentre invece quella di Netflix, ti ripeto, io parto prevenuto, non voglio lamentarmi, non voglio stare qui a dire che sarà una brutta roba, ma non lo so, io preferisco il mio Dante in versione videogioco. Cioè, questo qua me lo devi far piacere, e da quello che ho visto in rete non mi sembra qualcosa di così intrigante. Detto questo, gente, questa era la puntatina del Drama News.